Bentornati a tutti. Oggi è martedì, 1 agosto, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Gemelli. Sfasati per via di Nettuno e non solo. Un po' sfasati quest'oggi, ma non date tutte le colpe al partner solo perché vi contraria su alcuni progetti. Magari lui o lei ha voglia di uscire approfittando delle serate calde, ancora popolate dagli amici di sempre, mentre voi, resi sedentari da Nettuno in quadratura, stasera ve ne stareste volentieri a casa ad ascoltare musica o a curare le piante sul terrazzo, anche loro, poverette, strapazzate dall'abnorme calura. Se poi mercuriani ad hoc preferite darvi al bricolage o al barbecue, basta una banale disattenzione per scottarvi o ferirvi. Stanca per la giornata di lavoro, la mente fatica a seguire ciò che state facendo, quando non si è centrati, il corpo da una parte e la testa da un'altra, un piccolo incidente di percorso va sempre messo in conto. La coppia che sta vivendo un momento spiacevole e di preoccupazione, sarà sollevata da queste e riceverà una notizia rassicurante che produrrà serenità e pace. Tuttavia saranno possibili anche incontri e appuntamenti rinviati o diversificati. I single vanno incontro a un periodo di confortante serenità, non ci saranno grandi novità, ma sicuramente più serenità e più sollievo in qualche problema risolto. Oggi potreste avere delle vere e proprie crisi di gelosia, soprattutto con il vostro partner o in famiglia, niente paura, è solo un momento di nervosismo che però vi darà l'opportunità di sfogarvi. Una unione che si rafforza. Buoni rapporti con i parenti anziani. Tutto ciò che è insolito o che viene dall'estero ti porterà benefici. L'amore oggi potrebbe sorridervi, ma non cercatelo dalla parte sbagliata. Abbiate cura di essere sempre voi stessi, è una buona norma di successo. Cercate di essere meno distratti in quello che andate a fare, la distrazione potrebbe causarvi qualche problema e complicarvi la vita. Vi potreste sentire particolarmente nervosi e smarriti a causa di alcune situazioni che si materializzeranno fin dalla prima mattinata. Fatevi forza e cercate di trovare le energie necessarie per porre rimedio. Marte oggi non vi sdarà del tutto amico. Perché gli altri si fidano di voi occorre che prima voi vi fidaiate di loro. Selezionate tuttavia gli amici. Disagio e insofferenza oggi in famiglia, cerca di mantenere la calma e con molta pazienza sopporta tutto. Oggi potrebbero esserci contatti con persone molte devote o preti. Un amico ti racconterà cose particolari alle quali non vorresti credere. Pettegolezzi. È tempo di conquiste, ma non lasciatevi prendere la mano, aspettate se potete che vengano tempi ancora migliori. Il sole vi dona brillantezza mentale, fascino e simpatia, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima decade. Trovandosi nel segno vostro buon vicino del leone, promuove la già vostra naturale tendenza alla convivialità, che in questa giornata vivrete con parenti e amici, preferibilmente in situazioni di svago, al mare, al lago o in campagna. Dedicate anche un po' del vostro tempo alla famiglia che richiede sempre la vostra compagnia. Taciturni, cosa che per un Gemelli chiacchierone è già quasi un miracolo, ma considerando poi il rischio che con Nettuno, Marte e Mercurio, tutti in quadratura, parlate a sproposito, aprendo bocca al momento sbagliato, questo silenzio va visto positivamente, come un dispositivo di salvataggio, al quale contribuisce anche Giove che vi copre le spalle, frenando il suo compagno Urano, signore degli imprevisti. Niente gioco oggi, neppure tre numeri all'otto, risparmiatevi la giocata, con lo stesso importo potreste acquistarvi una bella coppa di gelato. Amore ed Eros. In coppia e insieme già da tempo ci state comunque bene, ma questo non vi esenta da battibecchi familiari e discussioni vivaci su argomenti di una banalità sconcertante. Non sembrerebbero nemmeno farina del vostro sacco, ma se vi lasciate trascinare dagli altri anziché pensare con la vostra testa qualche volta succede anche a voi. Una volta tanto accetterete di vivere una situazione romantica completamente al di fuori della mondanità.
Vi attende una giornata in sintonia con la persona che avete accanto, grazie a Venere in straordinario aspetto positivo dal segno caloroso e buon amico del Leone. Divertimento scanzonato e voglia di flirt per i nati nella terza decade. Lavoro e denaro. Se avete arretrati da pareggiare tempo sprecato, ci rimarrete a lungo senza combinare nulla e lo stesso vale per le faccende di casa, la cucina e il fai da te, distratti come siete oggi rischiate di fare soltanto danno. Saggia idea lasciar fare al partner o a chiunque si offra di darvi una mano, per quanto sia pasticcione lo sarà sempre meno di voi. Complicazioni e disguidi a gogo, ma siete voi stesse ad attirarveli pensando spesso male. Momento estremamente favorevole per la parte intellettuale, sempre molto presente per voi gemelli. Giove, in aspetto favorevole dal segno del Toro, specie se appartenete alla seconda decade, vi dà l'attitudine a organizzare la vostra attività di studio, in modo da faticare al minimo, se siete sotto esame in questo periodo in azione per concorsi pubblici. Benessere. Si vede subito guardandovi in faccia che non siete dell'umore giusto e probabilmente accusate anche qualche problemino digestivo, arrabbiarvi scatena la gastrite, almeno in vacanza evitatelo. Attenzione anche a non inciampare cadendo letteralmente dal tacco, non solo non è charmant ma rischiate anche di rovinare un paio di scarpe molto belle e costose. Per lei, ancora pochi giorni e finalmente si va in vacanza. Ma intanto da soli a reggere tutte le sorti dell'ufficio vi sentite mancare. Esagerate, assaggiare il gusto del potere e l'ebbrezza di prendere decisioni autonome è un'esperienza intrigante, magari sulle prime vi farete sangue amaro, ma una volta in spiaggia o in pineta. La rimpiangerete. Per lui, discussioni in famiglia, prima delle vacanze la cena dai suoceri è d'obbligo e una volta rientrati si ripeterà il cliché. Ottime le vivande, tutto dritto fino al dessert. Ma non appena arriva il caffè ci si scatena. Colore delle emozioni, rosso lacca. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 7, attività, 5, finanze, 6, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.